Siamo qua alla conferenza stampa, volevo ringraziare l'avvocato Trevisan perché al di là di un'amicizia che ci lega, ma comunque è stato fin da subito accolto il segno nella protezione e nell'esigenza di creare e formare i giovani talenti in un'area che nel mondo dell'innovazione spesso non è sempre ben definita, un po' grigia, che è l'area della gestione dei diritti della proprietà intellettuale delle nuove idee. E quindi voi ci avete aiutato nel regolatorio, ci avete supportato, vorrei che spiegasse questo tema che secondo me è rilevante per i giovani da sapere. Certo, diciamo Trevisan & Consul ha da sempre un forte focus sull'innovazione, in particolare sull'innovazione giovane, sull'innovazione innovativa, certo. Quella che viene dagli studi freschi, quello che viene dall'università, gli spin-off universitari, le start-up. Nelle quali il problema della protezione della proprietà intellettuale, che è una cosa che bisogna fare all'inizio perché va messa come base per lo sviluppo futuro, tante volte viene trascurata, anche non ultimo per una questione di mezzi finanziari. Si ritiene che l'ausilio di consulenti e di professionisti possa essere eccessivo per il piccolo capitale che si ha all'inizio. È per questo che Trevisan & Consul ha creato Trevisan & Consul for Innovation, che invece è rivolta proprio alle start-up e alle realtà innovative, che sono esse stesse innovazione, quindi tutte queste forme diverse da quelle costituite con grandi capitali, con grandi strutture. Attraverso For Innovation possiamo offrire i nostri servizi anche a realtà che non hanno mezzo di accedere ad altre strutture. E proprio perché, ripeto, la protezione e anche la regolazione dei rapporti tra i coinventori o gli sviluppatori, tra finanziatori, sviluppatori e quant'altro, è una regola fondamentale per far sì che queste nuove realtà possano crescere e sviluppare armonicamente, regolato bene, nessun litigio, nessuna rottura, perfetto, sviluppo. Quindi avremo 2000 Campuseros, tutti ragazzi contenti, che saranno tutti nessuno si sentirà sfruttato, come è stato detto prima. Perfetto, esatto. Grazie mille ancora.